Siamo sul divano, insieme a me c'è il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. 10 domande, mamma mia, Madonna. 10 domande. Ci proviamo, cominciamo? Intanto mi hanno detto che sta tornando, è tornato da poco dalla Tunisia. E lei ha dichiarato che parla l'arabo. Perché? Cioè, quando l'ha imparato l'arabo? Ma perché se per esempio uno parla tedesco non gli si chiede perché? E vabbè, adesso però non mi faccia, non mi rispondo con una domanda, mi dica rispondo. Quando l'ha imparato e perché. L'ho imparato perché, così per caso, quando ho scoperto che era un mondo a cui ci dovevamo, con il quale dovevamo confrontarci sicuramente, soprattutto per una regione come la Sicilia, che per 400 anni ha visto la presenza araba e quella mentalità, quella cultura è entrata dentro quel mondo e io volevo cercare di capire perché. Ma quanto tempo fa ha deciso di imparare l'arabo? 30 anni fa. Vedi? Quindi sapeva che poi avrebbe governato la Sicilia. C'aveva questa intuizione. Ma io penso che lo sapevo, sì. Vedi? Sì, penso che lo sapevo perché a un certo punto ho ritenuto che dovesse essere creata una rottura nel sistema siciliano e io pensavo in qualche modo di interpretarla. Poi è chiaro che poi alla fine si farà un bilancio di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto, dei tentativi. No, aspetta, mo quello che ha fatto, che non ha fatto, ci arriviamo. Dei tentativi, no, nelle 10 domande no, qualcosina ne parlo, c'è. Non ne parlo. Non sto anticipando, però voglio dire, io mi pongo con umiltà rispetto a tutto questo, però con molta tenacia. Ponte sullo Stretto, ha sentito quello che ha detto Renzi, no? Ha detto che potrebbe essere un simbolo bellissimo per l'Italia, che certo vengono prima altre cose che sono emergenze, però perché no? Il ponte potrebbe essere un bellissimo simbolo. Lei nel 2012 ha dichiarato, leggo testualmente, impediremo il massacro del territorio con opere che non servono a niente. È sempre dello stesso avviso? Sì, perché se si fanno le opere propedeutiche al ponte e il ponte non si fa, alla fine abbiamo invaso di cemento Messina o Reggio Calabria e non abbiamo realizzato l'obiettivo. Il tema del ponte sullo stretto è legato al fatto o no se ci sono le risorse, ce l'abbiamo tutti quei miliardi per farlo, quindi che Renzi lo lanci è una questione, però io in questo momento vorrei affrontare le 1000 priorità che sono il dissesto, altre questioni, sono le 1000 emergenze della Sicilia e mi sembra, se arriva questa buona notizia, per carità. Però quindi ritengo, la considera una buona notizia? Fare un'opera importante che se si fa in modo che rispetti l'ambiente, che perché peraltro si parlava di una campata sopraelevata e quindi non avrebbe avuto. Quella che lei definiva dipende. Un'opera che non serviva a niente. Invece potrebbe servire, mi pare capire adesso. No, io non la pongo come una priorità, per essere estremamente chiaro. Cioè voglio dire, siccome sono convinto che le risorse non ci sono, io non intendo. Quindi lei dice un non problema perché le risorse. No, io perché non devo ci parlare del sesso degli angeli? Mi piacerebbe parlare quando mi diranno allora, che ci sono i soldi, degli angeli. Ne parlerò. Io vorrei parlare invece del fatto che le montagne franano, che le coste sono state distrutte. E adesso parliamo anche di quello, parliamo anche di Messina. E che quindi vorrei mettere in piedi la Sicilia. Agosto, direzione nazionale del Partito Democratico, le faccio vedere, forse se lo ricorda. Avrei ancora 38 interventi che però se vogliamo ascoltare le conclusioni del segretario ci dureranno 3 minuti comunque. A fare. Non mai parlato in questa direzione. Lo so, però mancano presidenti di regione, sindaci. Però se ritieni. Presidente, se ritieni. Lascio i miei piani, presidente Crocetta, per carità. E che cazzo. L'unica cosa è che gli altri 37 non facciano così. Rosario, puoi parlare, ma non dire che non hai mai parlato non perché siamo intervenuti sola, insieme. Per le liste. Ecco, già quindi è la seconda. Per le liste. Che è un brutto argomento. Sì, diciamo non è che ci sei semplicissimo, quindi vabbè, no, dai, mettiamola così, allegria e chiudiamo. Allora, come li possiamo definire i rapporti con Renzi? Insomma, beh, però un po' complicati, diciamo. Quella volta era stata una cosa singolare, erano stati annunciati gli ultimi 5 interventi, i primi 4 avevano parlato, quando dovevo parlare io non dovevo parlare. Non è che mi pare molto carino. Voglio dire, io credo che i rapporti con Renzi tre obiettivi, va per Renzi, così le semplifico. No, io spero che prima o poi si chiariscano, però è chiaro che poi Renzi ha una visione in questo momento che pensa al governo centrale, io sono invece presidente
di una regione, devo difendere la mia regione, anche dalle politiche di questo governo, perché è chiaro che il governo nazionale si trova a ereditare questioni del passato terribili, ma è anche vero che questi problemi ce li troviamo anche noi. E se le questioni del paese sono terribili, figurasse quelle della Sicilia. Però, voglio dire, negli ultimi tempi oggettivamente sono migliorati di molto. Sono migliorati anche dopo quel mio intervento, paradossalmente. Dopo quell'intervento in cui ho avuto il coraggio della sfida, dicendo tu non puoi annunciare un mio intervento e poi non lo fare. Renzi ha voluto ascoltarmi e devo dire che dopo che io ho fatto quell'intervento in cui ponevo le vicende del Mezzogiorno, non in modo lamentoso, ma ponendo invece questioni strutturali che vanno affrontate. È cambiato l'atteggiamento. Andiamo più d'accordo. E quindi un aggettivo me lo sa dire invece che tre. Quale? Su Renzi. Ma io voglio dire, Renzi attualmente è una speranza, devo dire, non uso un aggettivo, perché se salta Renzi è chiaro che questo paese in questo momento non saprebbe veramente dove andare. La speranza, va bene. Com'è finita la storia della presunta intercettazione contro Lucia Borsellino? Guardi, io lì sono... è l'episodio più terribile in assoluto della mia vita. Non ci ho dormito tre notti. Per un paio di mesi ho dovuto prendere i sonniferi per dormire e sono stato letteralmente sconvolto per una vicenda che 8 ore dopo, dall'annuncio dell'Espresso, è stata smentita dal procuratore antimafia di Palermo. Ma c'è ancora un'inchiesta aperta o no? Un attimo. È smentita da tutte le procure antimafia. Con un'imputazione, con un rinvio a giudizio immediato dei giornalisti per calunnia, per intenderci, per diffusione di notizie false finalizzate a turbare la pubblica opinione, e con il fatto che questi giornalisti hanno chiesto l'incidente probatorio e quella intercettazione non esiste. Si metta nei panni di una persona. L'inchiesta è chiusa o no? Eh? L'inchiesta è chiusa. L'inchiesta o no? Non riguarda me, sì, ma riguarda so i giornalisti. Lei. No, hanno avuto una richiesta di giudizio, di rinvio a giudizio immediato, che è una cosa rarissima, significa che le procure hanno prove certe che quei giornalisti hanno diffuso il falso e hanno fatto dei reati. E vediamo come va a finire. Diciamo che però, per esempio, un uomo vicino al Presidente del Consiglio, Davide Faraone, aveva chiesto, l'aveva invitata a dimettersi. No, veramente c'era mezzo mondo che aveva chiesto le mie dimissioni. Quindi, diciamo, c'è una però, voglio dire, e lì siamo ai paradossi della politica, no? I paradossi della politica sono: c'è una notizia che dà un giornale, questa notizia non viene verificata e immediatamente, una volta le istituzioni che facevano, quando usciva fuori un'altra notizia, chiamavano il prefetto, il procuratore. E cercavano di capire. Invece qui c'è stata la voglia di fare fuori Crocetta. E si vede che lei la non voglia sta di fare fuori simpatico. Parliamo di lei da che giovane. Non sono simpatico a tanti. Ma è vero che lei faceva il chirichetto fino a 18 anni? Faceva il chirichetto fino a 18 anni. E si voleva fare prete, mi dicono. Beh, diciamo che ho avuto, no, non vorrei passare per un soggetto da sacrestia, però io facevo parte del movimento studentesco, quindi facevo impegno politico, dei cristiani per i socialisti, ed ero anche uno che andava a messa tutte le mattine alle 7:30. Ma voleva farsi prete o no? Sì, mi volevo fare prete. E poi com'è che ha cambiato idea? Ho cambiato idea perché ho pensato che non sarei stato un buon prete. Soprattutto sul piano del voto di castità, diciamo. Ecco, proposito di castità, Fatto Quotidiano. Aspetta, lei ha detto. E quindi meglio essere un buon laico piuttosto che un cattivo prete. Benissimo. Al Fatto Quotidiano lei ha dichiarato che il suo più grande errore è stato aver resa nota la sua omosessualità. Sì, paradossalmente, no, non perché io la considero un errore. Non considero né un errore la mia omosessualità,
né tantomeno averla dichiarata. Io sono felice, orgoglioso di averlo fatto. Non sono uno però a cui piace ostentare, glielo dico bello chiaro. Per me la mia omosessualità rientra nella mia naturalezza di essere umano, che può essere, voglio dire che mi piace molto una frase, una bellissima poesia di Tagore che io ho scelto come testo nel mio libro che ho fatto sulla mia candidatura alla regione, che dice: io non ci sto. Questo libro scritto mi è una preghiera di Tagore che dice: mi hai fatto senza fine, su questo cesto versi acqua sempre nuova e c'è ancora spazio da riempire. L'identità di un essere umano non può essere ricondotta negli schemi omosessuale, eterosessuale. Ognuno di noi è aperto alla vita. Che io possa amare un uomo, perché dovrei pensare che questo debba fare parte di uno specifico? Averlo dichiarato in modo paradossale per alcuni, invece di essere stato un gesto da apprezzare, per cui io con coerenza, quando mi sono candidato a sindaco della mia città, ho fatto outing la prima sera sul palco dicendo: guardate, io sono questo, se mi volete votare sono questo. Ma perché l'ha danneggiata? Mi ha danneggiato perché poi, quando sono stato eletto, mi sono trovato un covo di giornalisti a livello nazionale: eletto il primo sindaco gay d'Italia. Ma siamo proprio sicuri che io, voglio dire, se non fossi stato eletto io il primo sindaco gay d'Italia, già non ci sarebbe stato? Era stato eletto semplicemente una persona che non faceva di questo fatto proprio. E lo so, è stata tante volte io quanto quando ci voleva porre la mia candidatura, dicevo: ma come, un sindaco omosessuale in una città del sud? E allora non volevano. Poi mi dovevo candidare al Parlamento europeo, Poi c'è stata poi tutta volevo la candidarmi della, a presidente della regione, ma come fa un omosessuale a diventare presidente della regione siciliana? Resta il fatto che io credo che gli esseri umani non vanno viste per il loro specifico sessuale. Io non voglio avere, per esempio, le quote. Le quote per... Io non ho mai chiesto di essere candidato perché omosessuale. Certo. Ho chiesto di essere candidato perché Rosario Crocetta, che ha fatto della propria vita una scelta di impegno, di lotta contro la mafia, contro la corruzione, per i lavoratori, per la povera gente, e che vuole cambiare questo paese. Poi il fatto che sia io omosessuale meno è un fatto che riguarda me o la persona con la quale io posso essere innamorato. Adesso non riguarda né il giornale, né la stampa, né la televisione. Telegrammi, perché voglio farle ancora qualche domanda e abbiamo pochissimo tempo. Il ricordo più remoto, più lontano che ha? Ma sicuramente il ricordo più remoto, più lontano. Ha un ricordo bellissimo. Però me lo deve dire con un titolo. Guardi, è una cosa stupenda, perché io avevo 2 anni e mezzo, e avevo fatto il vaccino e mi era venuta la febbre. Era, io ricordo, il periodo dei morti. Perché ricordo che era il periodo dei morti? Perché c'è una difficoltà con la parola telegramma, però, eh? Sì, ho finito. No, ho finito. I morti è un evento bellissimo in Sicilia, la festa dei morti. Stanno i regali ai bambini. E a me ricordo che portarono una bellissima cesta di frutta martorana, di marmellate, di cose. E avevo mi hanno regalato una macchina con la sirena della polizia. E le è piaciuta tanto? Mi è piaciuta tanto, perché l'idea, ancora, quella sirena della polizia, devo dire che ha influenzato positivamente la sua vita, la mia vita. Adesso glielo faccio io un regalino. Mi fate vedere un attimo a Corinti, a proposito di Crocetta? Dice parole a Corinti? No, è stato nostro ospite. Lei è Crocetta, lo ha sentito? Certamente. E cosa le ha detto? Perché non è in Italia in questo momento. È in Tunisia. Ma la Tunisia mica è Marte? Palermo-Tunisi sono 45 minuti. Sì, però diciamo, c'era l'emergenza. C'era l'emergenza, un momento. Un impegno istituzionale che io avevo programmato da tre mesi, invitato dal governo tunisino, sono stato ospite di tutto il governo tunisino, ho incontrato il Presidente nell'ambito di accordi di collaborazione fra la regione siciliana e il governo tunisino. Dico, era a fare le vacanze.
Dopodiché io ho anche i messaggi, peccato che ho lasciato il mio telefono a mio collaboratore, altrimenti vedete. A Corinti mi chiama, l'emergenza acqua scoppia il 30 di ottobre, a Corinti mi chiama mentre ero in Tunisia il 3 di ottobre. Erano passati ben 4 giorni, quando c'era il disastro a Messina. E io gli ho vabbè, detto... Ma lei ce l'avrà avuto un collaboratore che era in grado di farmi sapere che c'era il disastro scusi, a Messina anche senza che cioè, a Corinti il disastro me lo deve comunicare il sindaco. Sì, ho capito, però no, lei avrà ascolti, saputo. No. Perché io non è che ho poteri sostitutivi rispetto al sindaco, né, posso né esiste la dichiarazione di stato di calamità proclamata dalla regione, quello lo fa lo Stato. Sì. Dove che gli ho detto, Renato, ma tu la protezione civile l'hai informata e sono io che ho chiamato la protezione civile e se adesso stanno risolvendo il problema che risolveremo... E perché ci ha messo le mani lei? No, perché ci abbiamo messo le mani. Io e De Vincenti abbiamo coinvolto la protezione civile regionale e nazionale. Ma le faccio una domanda persino provocatoria. È normale che in un paese civile... dove c'è gente che sa fare il proprio lavoro, si rompe una conduttura e si dichiara lo stato di calamità naturale di emergenza come se fosse scoppiata la centrale di Fukushima oppure ci fosse stato un terremoto. Riparare una tubazione era un problema di 3 giorni e lì sono stati incapaci perché l'azienda municipalizzata dell'acqua non sapeva neppure come sono gli schemi delle condutture e nonostante che noi fornissimo 500 litri di acqua a secondo, che a testa per abitante a Messina sarebbero 175 litri nell'emergenza, a testa, che sono esattamente la media del consumo italiano pro capite di acqua, questi per settimane non sono stati in grado di dare l'acqua ai quartieri alti così, della eh. città. Non sono stati in grado perché non c'è un sistema di bypass, perché non c'è un sistema di chiusura, per cui per dare l'acqua nei paesi si fa... Quando ho detto un sistema medievale, guardi, è come rivedere lo schema di distribuzione dell'acqua sulle di 2500 anni dubbio, fa. C'è un sistema medievale che va per sono caduto. D'accordo con lei. Allora chi la vorrebbero ora io non è che lì c'è un sistema che è una municipalizzata, la regione non è che si preoccupa della distribuzione delle acque nelle singole città, è stata no, non chiamata della distribuzione ma della rete sì, però io la no, devo la rete, no, la rete rete di no. competenza dell'ANAM sì, no, sì. Non si pre... no, guardi, la Sicilia fra l'altro in modo vergognoso e questo io lo denuncio ha avuto un commissariamento dell'acqua con Cuffaro che è durato 8 anni dove c'era un tale signore che si chiama Crosta che guadagnava 600.000 euro l'anno e hanno lasciato un sistema di questo tipo che noi stiamo cercando di cambiare. Noi però lo scaricabarile quando io facevo il sindaco di Gela lei l'ha risolta, quando, lei dice me la gestivo l'acqua io. Mi mancava, non chiedevo la protezione civile, lo risolvevo io perché il sindaco bisogna vedere se uno è in grado di risolverlo, allora, cioè se ha tutti vabbè, gli strumenti allora non la scarichi a nessuno. Grazie di essere perché, stato con noi. Perché come si dice in siciliano, mannaggia. Signora, che è Papa Papia.